Amici di Officina Caruso, buongiorno. Dietro di me una mascherina, un logo, un marchio che hanno fatto la storia di questo paese e che hanno contribuito nel vivacissimo e discutibile Novecento a portare però il Made in Italy in cima al mondo. E oggi, siccome è arrivata un'altra rossa speciale, è speciale questa macchina, Rocco, eccola qui. Vogliamo proprio partire da tre cose importanti: i due loghi. Rocco, non vogliono vedere te le persone, anche se è simpatico Rocco. I due loghi, questo e questo, e l'ultima cosa, il colore. Un logo nuovo per ricreare, e intanto gli giriamo intorno e i più esperti capiranno com'è allestita questa macchina. Guardate, un marchio di più di 100 anni, più di 110, che oggi rappresenta qualcosa di assolutamente originale. Una ineguagliabile passione per i motori, un marchio viscerale, un marchio energetico che meritava quest'auto per il rilancio. Guardate quanto è bella a distanza di 8 anni dal lancio. E l'Alfa, nonostante in Italia c'è l'altro marchio, questo, che gli ha rubato il titolo di marchio più conosciuto al mondo, questo marchio ha qualcosa di più del marchio Ferrari. Questo è veramente il marchio più rispettato al mondo, il cui DNA affonda le proprie radici nella profondità del suo logo scintillante, dove la coda del drago sembra snodare la potenza, affondando oltre e oltre il blu della sua cornice. Questo marchio corre veramente dritto al cuore dell'Italia, verso le strade degli appassionati di tutto il mondo. E questa è un'auto di appassionati che è abbinata all'altro marchio, Quadrifoglio, si chiama solo Quadrifoglio, prima era Quadrifoglio Verde, ma sulla Giulia basta chiamarla Giulia Quadrifoglio. E questo era un semplicissimo simbolo portafortuna che è diventato in seguito molto più magico, perché fece tanti record in pista, tante vittorie in gara guadagnate sul campo dall'Alfa e dai suoi piloti. E pensate che Siviotti nel 1923 vinse la mitica targa Florio. Quindi guardate quanto questo marchio è legato al meridione, al nostro territorio. Il Quadrifoglio poi ha accompagnato l'Alfa Romeo in vittorie da leggenda, dalla P2 del campionato del mondo del 25 alle Alfetta 158 e 159, fino ad arrivare al campionato del mondo di Formula 1 nel 50 e nel 51. Quadrifoglio, simbolo della fortuna, ecco perché Marchionne l'ha voluto come simbolo di una macchina che ha fatto veramente il rilancio di questo marchio. Peccato che Chionne non ci sia più, e peccato che l'Alfa si sta troppo elettrificando. E l'ultima cosa di questa auto, il colore. Guardate quanta personalità ha questo rosso Alfa. Ecco perché queste auto, rispetto al rosso Ferrari che è bellissimo, ecco perché queste auto hanno veramente un carattere, una personalità e un rispetto che è unico al mondo. E allora continuiamo a girargli intorno e facciamo vedere cosa ha quest'auto di speciale. Quest'auto ha i freni carbon ceramici, 7000 euro di freni, questi cerchi bruniti da 20, l'impianto, le pinze gialle le avete viste, l'impianto Harman Kardon all'interno e tutte queste parti in carbonio. E di speciale ha il suo cuore, il V8, il V6, scusate, stavo bestemmiando, da 90 gradi, che ha fatto la fortuna di questa automobile, accarezzato da questo cofano in carbonio che la rende leggera, è la migliore in assoluto della sua categoria. Ve la facciamo vedere ora mentre si innalza sul piedistallo da vera regina. Stiamo facendo lo stato d'uso. Com'è la macchina? L'hai vista com'è? Su strada va benissimo. Questa è l'ala mobile
Abbiamo fatto un video sull'ala mobile, andate a vedere come funziona. Poi abbiamo tolto il coperchio sotto, che è perfetto, e sotto la macchina è veramente bella, non abbiamo trovato nulla. I catalizzatori perfetti, anche i cerchi. Andiamo a vedere l'ovalizzazione, i dischi. Ora parliamo dei dischi. Sotto perfetto, questo è lo scarico Agaprovic che va a finire dietro l'estrattore, tutto studiato aerodinamicamente. Possiamo abbassarlo, questi sono i freni carbonceramici dietro, carbonio, freni carbonceramici, questa è veramente completo. Vedete che scorrendo lo stato d'uso vediamo tutto blu e verde nella parte dei preliminari, la meccanica. Questi KO sono, manca mezzo litro di olio motore, e la carrozzeria ora la verifichiamo tutto. Ah, motore spettacolare, e questa è la caratteristica di leggerezza, il cofano in carbonio. Buongiorno amici, non vi voglio far perdere il piacere di vedere questa macchina colpita dal sole di Calabria, perché questo colore merita, e prima di andare su strada lo dovete vedere fuori valorizzato dal sole, mentre Nicola la sta preparando, perché questa è un'auto che provvederemo solo a lucidare e ad abbassare. Ve li faccio vedere fuori, fallo uscire Nicola, e vai con la prima accensione. E c'è da dire che questo V6 ormai famosissimo è quanto di più versatile esista nella categoria, che sembra un cagnolino mansueto per diventare, però guardate il sole, guardate come la colpisce. Fermati lì, per diventare all'occorrenza un leone. Ora vediamo, dopo che l'avrà lucidata, il risultato. Ma ora andiamo su strada, che è il regalo migliore che la Giulia può fare a tutti gli appassionati. Prima sensazione, accomodarsi, il vocabolo giusto, non buttarsi, perché sulle auto sportive, super sportive, perché qua parliamo del non plus ultra, della sportività, ti devi letteralmente buttare. Ma vi ricordo che questa auto nacque con il presupposto di essere la berlina sportiva e più prestante, super sportiva e più prestante in assoluto, del panorama automobilistico degli anni 10, perché Marchionne la volle così. Quindi su quest'auto la cosa stupefacente, perché questa vettura io l'ho portata per oltre 600 km di autostrada, è che in questa modalità qua, con un filo d'acceleratore, l'auto non consuma veramente niente. È proprio, come vi ho detto prima, un cagnolino ammaestrato per diventare però un leone. Quindi se te la vuoi godere tutti i giorni, te la godi veramente. E mentre questo potente V6 si riscalda, la carrozzeria è già riscaldata dal sole bellissimo che abbiamo oggi, mentre si riscalda vi parliamo delle cose veramente tecnologiche e veramente a corredo del motore, che fanno di quest'auto l'auto che è, che è l'auto migliore in assoluto della sua categoria. Poi mi potete dire la vostra, non potete anche essere d'accordo, va bene, siamo liberi e indipendenti, però io le ho provate tutte, e questa è un'auto veramente pazzesca. È pazzesco il differenziale autobloccante elettronico, il Q2, che con un complesso sistema di frizioni e ingranaggi e intelligenza elettronica comanda veramente, dialoga perfettamente con il manettino e comanda la potenza delle ruote.
è pazzesco l'albero in carbonio di questa macchina, tutte le altre parti in carbonio, e la cosa che uno esperto sente immediatamente è l'inserimento, l'uscita in curva, lo sterzo, che è agevolato dal complesso sistema a quattro braccia e mezzo che abbiamo sul posteriore dietro. L'avete intravisto quando l'abbiamo alzata sotto, poi la facciamo diventare leone quando guida Nicola. Io ora vorrei che trasparisse veramente quanto quest'auto è stata tenuta bene e quanto cambia quando già vai in dynamic, non siamo in race, e la metti in manuale. Mamma mia che cominciamo, ragazzi, è macchina. E poi i freni carboceramici finalmente ci sono capitati in una macchina, e vi avevo detto in altri video, mettete i freni carboceramici per 8.000 euro per uno che fuma. Noi non fumiamo nessuno, ma su un'auto del genere davvero sono la cosa. Mamma mia, non riesci a stare fermo con questa. Ragazzi, che motore! Io la manuale l'ho provata, è divertentissimo, ma il cambio ZF è spaventoso. E quando vai in race, non fatelo mai sulla strada perché vi disattiva proprio tutto. Attenzione, acqua, quando trovate acqua mi raccomando rallentate, fate asciugare le ruote, anche se queste sono delle Pirelli P0 dedicate alla macchina, ma le ruote devono asciugare, perché quando prendete acqua e l'asfalto è molto caldo, oggi è una giornata calda, il sole l'ha riscaldato l'asfalto, e ti becchi quello stress termico i controlli disattivati, la gomma perde aderenza. E attenzione, perché i 510 cavalli così spingono alla pazzia. Mamma mia, ragazzi, perdonatemi, però Nicola, guida tu e vai piano. Abbiamo cambiato pilota, ho fatto la staffetta perché io solitamente mi controllo e sono molto pacato, ma questa è un'auto da pista, e per tenere a Nicola mi sono tolto la cintura, e se non vai come ti dico ti prendo a botte, anche se io sono per la non violenza, ma quest'auto è veramente un'auto violenta. E parliamo di alcune, vai piano, cammina tranquillo, allegro. Parliamo di alcune migliorie che questo impianto ha, delle chicche, e vi facciamo vedere prima il castello di Sinopoli Inferiore, che domina tutta la vallata che va, guarda la piana di Gioia Tauro, e questa chicca sulla Giulia. Allora, intanto, quando passi da automatic a race, la Caprovic parte a bomba e si libera, puoi partire. Poi abbiamo contenuti e prestazioni, quindi possiamo regolarci modalità di guida, indicatori tecnici, eccetera eccetera. Ma tornando indietro vi faccio vedere una cosa molto bella, questi indicatori tecnici, l'efficient drive, ma qua non ci interessa, il torque vectoring, cioè come sta la coppia sulle ruote, e la temperatura, che qui ci dà proprio un indicatore visivo, freddo, normale e caldo. Naturalmente non siamo in pista in questo momento, abbiamo la parte del gruppo motore cambio, parte del differenziale e i freni, e questo man mano che diventiamo più allegri ci dice attenzione che mi stai stressando, la vuoi stressare un po'? Vai piano, ti raccomando, se no prendo la cintura. Basta. Ok, stai calmo.
No, non si può andare in race sulla strada, non si può. L'abbiamo rimessa in D perché obiettivamente è incontrollabile. Sì, non si viene. Ma è pazzesco il modo in cui questa macchina passa, ve lo ripeto per la terza volta, dall'essere un agnellino a diventare veramente il re della giungla, un leone che ruggisce in modo pazzesco, che è veramente per questo la migliore in assoluto della categoria. E naturalmente non gli manca niente anche a livello di intrattenimento, perché ora questo sistema è stato migliorato tantissimo. In più su quest'auto abbiamo l'Harman Kardon, che non può mai superare ma eguaglia il sound della Caprovich. E poi guardate che spettacolo questo sterzo, che è anche un optional con quel quadrifoglio lì, le impunture e il dettaglio del rifinimento a pensare all'alcantara nella zona delle mani. Posto guida spettacolare, auto spettacolare, ci resta che regalare uno 0 a 100 in 3.8 dove possibile. E poi vi auguro di avere un'auto così almeno una volta nella vita. Però con race bisogna stare attento qua. Race ti dà quell'impressione di... con una Ferrari tu spingi, ti diverti, ma lo sai, te lo aspetti, è una Ferrari, questa è una macchina che è pazzesca perché è stata concepita così, è nata così, e infatti le qualità li vedi anche nelle versioni più piccole, perché se prendi una Stelvio o una Giulia 210 o anche una 200 benzina, è stata adattata a questa macchina. Questa macchina è nata così. Drag race per il giro su pista, andiamo su temperatura, la temperatura è buona e vediamo se è degna di umiliare una moto. Vai. Oh. Ragazzi, io penso che se non siete lenti di cuore, non posso dirvelo che diventerei scostumato. Un abbraccio da Officine Caruso e dai testimoni della nostra storia. Vi salutiamo.